Buongiorno a tutti, benvenuti alla sezione interviste di icmedia.it. Io sono Daniele Barillari, oggi siamo in compagnia di Sandro Cavicchioli, e in Emilia Romagna quando si dice Cavicchioli abbiamo già detto tutto, insomma, che produce anche... Cos'è che non produce lei, Cavicchioli? Facciamo prima! Beh, diciamo che dal 1981, quando mi sono diplomato enologo a Conegliano Veneto, è passata tanta strada, è passato tanto tempo, e ho fatto diversi vini. Comunque sono nato in una famiglia storica del Lambrusco, a Sorbara. Uno dei miei primi vini che ho fatto si chiama Vigna del Cristo, è un vino, è stato uno dei primi cru di Sorbara, e ho sviluppato tutta la gamma, diciamo, Oreca e per la ristorazione della linea Cavicchioli, che non c'era. Oggi siamo direttamente coinvolti nella Francesco Bellet, che anche questa è un'azienda di territorio, produce esclusivamente metodo classico e fermentato in bottiglie, dove si fanno delle piccolissime produzioni di altissima qualità, con cui noi vogliamo anche un po' testimoniare questa cultura del territorio dell'Ambrusco e delle nostre uve locali, fra cui Sorbara e Pignoletto, ma non solo, in quanto coltiviamo Pinot Nero e Chardonnay, proprio per mantenere la tradizione di questa azienda che è dal 1968 che produce metodo classico con Chardonnay e Pinot Nero, come ha fatto col suo fondatore. Ma veniamo all'azienda di famiglia, la Cavicchioli, che è stata fondata da mio nonno nel 1928, e si è sviluppata fortemente nel dopoguerra, ma abbiamo avuto l'impulso vero e la grande espansione negli anni 70 con l'avvento dei supermercati e una distribuzione moderna che ci ha in un certo modo favorito, e permettendoci di essere distribuiti a basso costo, ma pur mantenendo le identità locali e le qualità del nostro territorio. Sì, perché il vino Cavicchioli si trova proprio dappertutto, cioè siete veramente capillari come distribuzione. Soprattutto da quando nel 2011 abbiamo ceduto l'azienda, il marchio di famiglia e l'azienda Cavicchioli, a Gruppo Italiano Vini e al gruppo Cantine Riunite CIF, che hanno veramente dato un impulso internazionale a tutta la nostra commercializzazione e hanno reso la Cavicchioli veramente un'azienda competitiva a livello mondiale per la produzione di vini frizzanti e spumanti. In quanti paesi esportate, lo sa? Beh, posso dire che esportiamo ovunque vi possa essere libero mercato per il vino, parliamo dal Canada, dagli Stati Uniti, molti paesi del Sud America. In questo momento siamo contenti anche dei mercati europei, anche dell'Inghilterra, malgrado questo momento di Brexit, e vendiamo abbastanza bene in Francia, che credo che sia una cosa abbastanza unica, vendere dell'Ambrusco in Francia. Sì, ne stiamo vendendo abbastanza anche grazie alla controllata, a una società di proprietà di Gruppo Italiano Vini, che distribuisce direttamente su tutto il territorio francese. Va bene, allora ringraziamo Sandro Cavicchioli, che al Vinitaly ha uno stand meraviglioso, questo Vinitaly 2019, però prima proviamo a chiedergli quali sono i suoi progetti per il futuro, se ci può svelare qualcosa, se avete qualcosa in cantiere. I progetti di un enologo non sono mai grandissimi progetti. Vabbè, però vi posso dare, sono vini nuovi, ma vi posso però dare una mia interpretazione sull'evoluzione del nostro territorio, soprattutto sulla base ampelografica. Io vedo che nel nostro territorio si va sempre più verso la qualità, verso più un posizionamento in alto delle nostre bottiglie, una ricerca non solo del packaging ricercato, ma anche di un'esclusività di prodotto. In questo momento mi sembra di vedere, ad esempio, le uve Grechetto Gentile, che danno origine al Pignoletto, vedere che siamo in gran forma, grande sviluppo, grande interesse. Sono ormai più di 3-4 anni che c'è un aumento a due cifre di questo vino, non solo in Italia, ma attraverso proprio la nostra azienda di San Prospero. Vendiamo ai maggiori supermercati inglesi e vi dico la verità, non è che siamo in concorrenza col Prosecco, addirittura stiamo raggiungendo un posizionamento diverso.
Signori, non mi rimane tanto da chiedere a Sandro Cavicchioli, perché è quasi imbarazzante intervistare una persona che ne sa talmente tanto come enologo, come non ho più parole da dire, quindi ringrazio Sandro Cavicchioli, lo rimando al suo stand che è murato di persone, deve vedere tanta gente, i numeri di questo Vinitaly sono alti, il tempo del dottor Cavicchioli è misurato, quindi lo ringraziamo nuovamente per essere intervenuto e gli auguriamo un ottimo Vinitaly e un grosso in bocca al lupo per il futuro per tutte le sue aziende. Grazie a voi e complimenti per la vostra associazione che è veramente è la compagna ideale per il nostro cammino dei nostri vini. Grazie mille, arrivederci. Grazie.